Tutto tiro, tutto tiro, Pericolo, pericolo. Ciao, sono Froxy. tutto tiro. Come devi morire? Salve a tutti ragazzi e bentornati su Monster Hunter 3 Ultimate, io sono sempre Dark Griever e oggi me l'avete chiesto poco tempo fa, me l'avete chiesto anche quando è stato 3 mesi fa, volevate un set che avesse sia fuoco rapido che attacco elementale. Io purtroppo l'avevo fatto tanto per, giusto per l'Ajacrus degli Abissi che dava attacco drago, e invece sono riuscito a fare un set ora che dà sia fuoco rapido che attacco elementale, quindi tutti gli elementi faranno il 20% in più di danno. Come l'ho fatto? Andiamo a vedere nello specifico. Allora, vi dico subito, è discreto come set. La difesa si può anche migliorare cambiando l'elmo, mettendo quello da spadaccino e cambiando un po' le gemme, però sinceramente, almeno per la donna, l'elmo della Latreon, d'artigliere, è molto più bello di quello di spadaccino. Quindi va anche un po' a gusti. Volete 60 punti di difesa in più? Mettete quello da spadaccino. Avete anche un po' di senso di gusto estetico? Lasciate quello d'artigliere. Andiamo a vedere. Cosa ho messo? Ricarica più 2. Accelera la ricarica delle balestre e carica automaticamente le boccette. Va bene. Molte balestre, purtroppo, sono veramente ma veramente lente a ricaricare e anche hanno un grande rinculo causato dal fuoco rapido. Questo cosa comporta? È inutile mettere rinculo sulla balestra leggera se poi appunto quando sparate a fuoco rapido il rinculo non cambia. Se sparate i colpi a fuoco rapido il rinculo resta invariato. Ed è stupido secondo me, quindi appunto lasciate perdere. Mettete ricarica, siete molto più veloci a ricaricare e siete a posto. Forma perfetta. Aumenta l'attacco quando la tua barra vita è piena. Avete attacco più 3, anzi forse qualcosina in più. L'importante è che rimanete sempre con la vita al massimo. E appunto l'artigliere in teoria non dovrebbe mai farsi colpire, quindi vedete voi. Fuoco rapido. Spareremo un colpo in più, appunto. A fuoco rapido e attacco elementale, aumenta la forza degli attacchi di tutti gli elementi. Questa è la tabella. Ora vi spiego meglio nello specifico. Allora, ho messo, tanto per fare pandan un po' con l'elmo, i skinnieri e Scadora, l'LBG Invidia Stygia dello Zinogre. Ha due slot dove sono andato a mettere ricarica. Allora, l'importante è avere ricarica più 1, ricarica più 2 l'ho messo tanto per, perché pochissime balestre, se andate a vedere, hanno due slot. Andiamo a vedere, vedete, fuoco rapido, perfetto. Andiamo a vedere ora le Scadora. Sì, comunque, appunto, nella balestra avrete ricarica più 2 perché ho fatto così, se no avrete ricarica più 1. Ma fidatevi che alla fine tutte le balestre, insomma, quelle che volete usare voi per gli attacchi elementali sono abbastanza buone come ricarica, quindi ricarica più 1 è già basta e avanza. L'elmo e Scadora. Perché? Perché ha attacco elementale ovviamente e illeso. Dove sono andato a mettere illeso da 3 punti. Pettorina Gnactor. Perché ha ricarica e fuoco rapido e due slot. Dove sono andato a mettere ricarica? Bracciali a Gnactor. Ovviamente sempre Z, perché hanno appunto ricarica e fuoco rapido, dove sono andato a mettere illeso da due slot. Falda della Gnactor Z, sempre perché ha ricarica e fuoco rapido, dove sono andato a mettere un punto a ricarica e un punto d'attacco all'elementale. Escadora Balance, i skinnieri della Latreon, perché hanno attacco elementale, illeso. E io ho messo un punto a ricarica. E Lucis in fondo, il bellissimo talismano che ho trovato, T-Legenda, fuoco rapido, vabbè scudo meno capirai, e 3 slot dove sono andato a mettere attacco elementale più 4. Quindi ragazzi, secondo me questo set è perfetto per tutte le balestre che utilizzano l'attacco elementale.
Poi abbiamo un'alta velocità di ricarica. Grazie a ricarica più 1. Fidatevi che fa la differenza, eh. Già ricarica più 1 fa veramente la differenza. Abbiamo pure illeso. Non ci facciamo colpire, abbiamo attacco più 3. Combinato col 20% in più di attacchi elementali. Cioè, ecco, se però, ve lo dico, se giocate in squadra e volete star tranquilli che il mostro non vi guardi spesso, che non vi prenda molto di mira, invece di mettere la canna lunga nella balestra leggera per aumentare i danni, mettete il silenziatore, così avrete in culo più 1, ma come ho detto prima non ve ne fate niente, però vi dà pure l'abilità sensitivo. Quindi il mostro guarderà più i vostri alleati che voi. Ovviamente se sparate a raffica e continuate imperterriti senza schivare, è ovvio che magari il mostro vi prenda di mira. Però magari se fate un po' in alternanza, sparare e ricaricare, difficilmente vi nota il mostro. Bene ragazzi, spero che vi sia stata utile questo set, e noi ci rivediamo come sempre al prossimo video. Ciao ragazzi!